Grazie ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca... E benvenuti alla rubrica Tecnomatte, ed ora andiamo a fare questo unboxing a questo nuovissimo prodotto che è uno smartwatch nuovissimo e stupendo, e andiamo a vederlo assieme. Ok, andiamo a vedere questo orologio come si presenta. Intanto lo vediamo così con il nome iWOD e Smart Watch R5. Andiamo a spacchettarlo. Intanto andiamo ad aprire i sigilli, 1 e 2, e andiamo a vedere come si presenta all'interno. Una scatola fatta benissimo. Andiamo col prodotto. Wow. Intanto qua possiamo vedere il nome. Le istruzioni dettagliate sono davvero dettagliate e fatte bene in più. E poi andiamo a vedere, qua abbiamo questo qua, ma non è per la SIM. Ho guardato le descrizioni e tutto quanto, e dice che è per mettere il cinturino e toglierlo. Ok, andiamo. Ok, ecco, uno te lo toglie apposta per fartelo mettere a te, come solito, dei vari cinturini che dovrete metterli dentro per così. Dovrebbe... Ah, sì, ok, è sempre a molla. Che dovrete fare come dice lui. Infatti dice di metterlo così. Mettere dentro da una parte e poi... Però si può fare... Vediamo se... funziona come di... Ah, ecco perché va molto dentro come cinturino. E... ok, è sempre difficoltoso, però ci siamo. Eccolo qua. Dovrebbe avere tutto quanto. Adesso proviamo ad accenderlo. Vedete, come posso dirvi, è quasi identico a un altro. Ok, si sta accendendo. Spero che si veda. Eccolo già qua. Avete varie opzioni, come si può vedere. Intanto tolgo la custodia così lo vedrete meglio. Sì, risponde anche bene. Ah, le mail, nessuna email. Ah, eccole qua. Possiamo anche display, vediamo. Ah, oh, questo che è molto bello, vedete. Questo potrete vedere il tempo, potete vedere anche il frequenzimetro delle battiti, e poi anche dovrebbe essere il giorno e la data nell'orologio. Davvero bello, è simile a un altro orologio che ho visto. Poi abbiamo anche nelle impostazioni, intanto avrete la torcia. Che non so. Ah, la torcia è lui che fa la torcia. E non so adesso come si tolga. Ah, ok, lui fa la torcia per così. Penso che si riesca a leggere. Ok. Ok, così è alto la luminosità. Poi avete un cerca notturno per non disturbare e le opzioni. Le opzioni per la app, device, spegni, reset. Andiamo sulle impostazioni, information. R5, Mac, che non so cosa voglia dire. Il processore è un V0046, la versione, e il 7.4. Ok, più abbiamo dentro alla custodia la sua tipo di ricarica in magnete, perciò non è più con USB e magnete, perciò lo attaccate per così dietro e si ricarica, vedete. Ha persino la saturazione, questo ha, vedete, vi fa vedere la saturazione e tutto quanto. Davvero un bellissimo orologio che consiglio a molti di voi che
vogliono iniziare ad utilizzare questi orologi, e questo qua è uno simile a il altri che ci sono. Intanto le istruzioni, come si può vedere, sono dettagliatissime, perciò sono proprio dettagliate al massimo. E bene bene bene, con questo è tutto. Ebbene, come vi dico, è un bellissimo smartwatch, davvero davvero bello. È simile ad un altro, come vi dicevo, ma con questo episodio di Tecnomatte finiamo qua e ci vediamo alla prossima con un altro prodotto, boh, chissà, magari. E con questo è tutto, grazie di averci seguito, vi ricordo di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per non perdervi nessuna notifica di quando c'è un nuovissimo video. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica Tecnomatte. Ciao ciao!